Noi abbiamo una visione strategica molto chiara su Bagnoli. Innanzitutto c'è un tavolo in corso molto delicato, molto proficuo, che sto portando personalmente avanti insieme anche al vice sindaco Sodano e al ministro Orlando. Poi c'è un tema dell'immediato, che è quello di evitare che la situazione possa crollare a seguito anche del sequestro dell'autorità giudiziaria e quindi ci possa stare un fallimento di Bagnoli futuro, un precipitare della situazione, lavoratori che vanno per strada. Quindi è chiaro che oggi Bagnoli futuro in quanto tale va tenuta in vita. Poi è nell'ordine naturale delle cose il superamento di Bagnoli Futura. Io l'ho detto e quindi questa è la parola del sindaco. Dicono che ci sia già la nomina di Villari. Questo gira, insomma, io ne piglierò atto se è così. Se mi avviso è un grave errore che fa il governo. È un grave errore, nulla di personale nei confronti di Villari, con il quale tra l'altro io ho un rapporto personale buono perché siede nel consiglio di amministrazione del San Carlo, quindi non c'è nessuna conflittualità personale, solamente un ragionamento di tipo istituzionale del sindaco della città di Napoli, che credo che faccia bene a rivendicare una figura di alto profilo istituzionale, morale, di competenze manageriali, che conosce il porto, che metta insieme le varie sensibilità presenti su un porto. Mi sembra una prova di forza, del PDL. Innanzitutto otteniamo l'agibilità. Qua devo dire che è stato fatto un lavoro eccellente da parte delle istituzioni tutte, da parte del Comune, da parte della società Calcio Napoli. E quella è la condizione sine qua non per poter passare al secondo step immediato, però, che è la definizione formale della situazione debiti-crediti tra Comune e società Calcio Napoli, la convenzione. Poi, non c'è dubbio, l'ho detto anche ieri a Milano in occasione del premio che ci è stato dato, che è stato dato a me quale rappresentante della città di Napoli per aver investito nello sport con lungimiranza politica, chiediamo al Presidente effettivamente adesso di fare quello che lui ha promesso a Città della Scienza, si è impegnato a fare, non promesso, a Città della Scienza qualche settimana fa. C'è bisogno di risorse, dobbiamo farlo subito perché Napoli, la città di Napoli, i tifosi, i giocatori, tutti quanti noi abbiamo la necessità di avere nella nostra città uno stadio all'altezza delle sfide che ci preserveranno per il futuro. In queste settimane 300 milioni sono andati nelle tasche di operatori della nostra città, di imprenditori, di singoli creditori, di operatori sociali, operatori culturali, una boccata forte di ossigeno per le nostre imprese, per i nostri esercizi, per le nostre attività economiche, per chi ha fatto opere nella nostra città e non era stato pagato. A fine anno, poi vedremo se il Parlamento anticiperà, avremo altri 300 milioni, sempre frutto di questa grande battaglia politica. Il cronologico sta scrollando, quindi diciamo che da questo punto di vista si avverte che finalmente il giro di boa c'è stato. Io sono fiducioso nel ritenere che veramente stiamo alla svolta nella nostra città.